In compagnia della Genova Hockey, che ha fatto un piccolo miracolo sportivo, lo vogliamo etichettare così, perché a Quezzi nasce un campo da hockey a 5, una grande soddisfazione, oltre che un grande sogno realizzato. È proprio così, hai detto bene, un sogno e una soddisfazione, anche perché abbiamo in questo quartiere collinare di Genova, siamo riusciti a realizzare con l'aiuto di tanti il primo campo ad hockey 5 in Italia, quindi una prima assoluta. Abbiamo rilevato un campo da calcetto e lo abbiamo trasformato in campo da hockey con un manto tutto blu, molto bello, ai bambini e ai ragazzi piace tanto, ma soprattutto tecnologicamente avanzato, con un tappetino anti-shock, quindi anti-infortunistico, e dove svolgiamo l'attività promozionale agonistica del nostro sodalizio. Quindi quest'anno siamo stati concentrati, diciamo, a questa realizzazione, e senza ovviamente trascurare poi l'attività a tutto tondo della nostra società. Che cosa vi può dare di più questo nuovissimo impianto? Ma è un impianto che nasce per l'hockey, quindi rispetto a dover svolgere questa attività adattandosi a campi nati per altre discipline, ci dà ovviamente la possibilità, il tipo di manto erboso leggermente diverso, e ci dà la possibilità di svoltare un pochino dal punto di vista tecnico, quindi riusciamo già dai primi anni di insegnamento a poter insegnare ai bambini e ai ragazzi delle tecniche particolari dell'hockey che non era possibile fare altrimenti, quindi è una svolta importante da questo punto di vista. Hai parlato di primi anni di insegnamento, da che età si può iniziare a fare hockey con la Genova Hockey? Ma in realtà da molto presto, noi cominciamo fin dai 6 anni, abbiamo l'under 8 che è la nostra prima categoria, un hockey a 3, quindi 3 contro 3 senza portiere, molto ovviamente semplificato, e poi di 2 anni in 2 anni c'è l'under 10, l'under 12 che fa già il primo campionato agonistico, peraltro il nostro campo di casa è proprio questo nuovo campo di Quezzi, e gli under 14 che giocano a 7, fino agli under 16, gli under 18 e la prima squadra. E già si vedono i primi risultati, al di là del campo siete una realtà importante anche a livello agonistico. Assolutamente sì, noi siamo reduci da una stagione 2016-17 ad alto livello, siamo vice campioni d'Italia addirittura nelle categorie under 12 e under 14, quest'anno stiamo facendo molto bene nelle stesse categorie e anche in quelle under 16 e under 18, abbiamo una prima squadra giovanissima fatta tutta di sedicenni, diciassettenni, più qualche vecchietto come me che insomma ancora si cimenta e dà una mano ai giovani per farli crescere, quindi siamo molto contenti di quello che stiamo realizzando. Il campo nuovo ci darà sicuramente nuova linfa e nuovi spunti per sempre migliorare. Per venire a provare questo campo nuovo, ma anche tutta l'attività hockeyistica che proponete, dove siete e quali sono i modi per contattarvi? Abbiamo parlato del campo di Quezzi tutto nuovo, noi in realtà siamo organizzati su 3 poli giovanili, su 3 quartieri diversi della città, Castelletto, Lagaccio e appunto Quezzi, quindi a seconda di dove è più comodo, di dove si abita, si può venire a frequentare e a impratichirsi con l'hockey in questi 3 quartieri della città. Per quanto riguarda i contatti, il nostro sito internet è www.genovahockey1980.it, abbiamo anche la pagina Facebook Amici del Genova Hockey 1980, ovviamente siamo nell'annuario Ligure dello Sport, quindi diciamo i modi per entrare in contatto con noi sicuramente non mancheranno.